gli eventi qui in questo splendido paese. Credo che sia la prima volta che mi fermo a Marsaglia, ma sono felice, magari di transito sì, ma fermarmi mai. Io sono... A proposito... Sì, magari fai leggere. Ah sì, no. No, concludo. A proposito di Piacentini, io nel mio romanzo parlo del vescovo Scalabrini, che è un vescovo nostro molto amato a Piacenza, perché il personaggio di Bettuccio, l'emigrato, racconta per lettera che appena arrivato è stato accolto anche a livello spirituale da Monsignor Scalabrini. Lui in realtà è ateo, però questo suo racconto fa molta presa sul fratello prete di Ada, che dice, almeno è stato rinfrancato anche nello spirito. Poi volevo dire che il mio personaggio va a Filadelfia, e Filadelfia è uno dei centri americani dove si è concentrata più la migrazione italiana, tant'è vero che molti avranno in mente il film Rocky, quando Rocky si mette a urlare Adriana. Insomma, il film è ambientato a Filadelfia, nella comunità italiana, che è veramente fortissima, enorme, ecco, uno dei punti più nevralgici. Un'ultima piccola cosa per il reclutamento. Io ho un personaggio un po' marginale, ma che nel finale poi assume una certa importanza, che è un personaggio veramente esistito, che si chiama Frank Baraldino. Perché? E chi è? Perché nelle campagne e sulle montagne a volte c'erano questi personaggi che facevano la spola tra Italia e Stati Uniti e si proponevano come agenti di viaggio, andavano nelle piazze dei paesi e a volte mettevano anche su dei baracchini con scritto America, venite a lavorare. Così i giovani, specialmente quelli che non avevano lavoro, dicevano, ma io cosa devo fare per andare a lavorare in America? Si mettevano d'accordo, questi procuratori gli anticipavano le spese per il viaggio, loro partivano, però in cambio dovevano dare un tot di mensilità di lavoro. In questo caso Bettuccio parte per andare in una fabbrica e anche lui i primi mesi li deve accantonare per darli, insomma, a questo Frank Baraldino, ecco. Quindi cerco di spiegare nel mio libro, attraverso il romanzo, anche uno dei meccanismi di reclutamento. Ecco, questo era uno dei più tipici, però molto spesso accadeva anche che chi era là, e anche Bettuccio ha un cugino che tutti chiamano in paese John America, Giovanni dell'America, John America, che gli aveva detto che si stava bene, insomma, e che c'era lavoro, perché in quel periodo in America, come ha detto giustamente Giovanni, c'era sì da andare con la valigia di cartone, insomma, si partiva male, ma c'era lavoro, era ancora una terra vergine, insomma, che poteva permettere a chi aveva voglia di lavorare di farcela.